È il paesaggio più antico del nostro pianeta. Un mondo che si è formato nell'isolamento oceanico e che è stato abitato nelle ere da una vita diversa. Terra di rettili sulla quale si contano più specie di lucertole che di uccelli. Regno degli insetti cacciati impietosamente da una sfera irta di spine. Terra di marsupiali, dalla tasca ventrale, quasi sconosciuti altrove, ma molto prolifici qui. Una spedizione guidata da Jean-Michel Cousteau percorrerà questo mondo a parte, l'Australia. Abituata alle ricchezze sottomarine, l'equipe Cousteau esplorerà i resti inariditi di un antico mare che si è trasformato in deserto inospitale. Incontrerà un popolo che si è adattato all'aridità del deserto e l'ha conquistato, contrariamente a quelli che sono venuti dopo. Questi primi abitanti dell'Australia hanno elaborato un mondo di sogno insolito come questo continente. Città muta. Un paesaggio irreale di pietre che si ergono nel deserto australiano. A bordo dell'idrovolante Pappagallo, Jean-Michel sorvola le torri in un mondo prigioniero del tempo. L'equipe Cousteau intraprende una nuova tappa in un dedalo di arenaria. Milioni di anni fa, il parco nazionale di Bangal Bangal era il letto del mare. Oggi, prosciugato dal sole implacabile del deserto, è un antico museo del mare. Jean-Michel esprime il desiderio di immergersi, incuriosito dai resti delle meraviglie sommerse. Oltre a questi corridoi, a una temperatura di 50 gradi, gli uomini del mare scoprono elementi familiari, frammenti ammucchiati nei millenni di una scogliera viva prima della comparsa dei primi rettili e dei mammiferi marini. Attraversando questo paese, l'equipe Cousteau esplorerà questo immenso mare prosciugato. Gran parte dell'Australia, un tempo sommersa, oggi è solo un deserto sterile, il più arido dei continenti abitati. Nei mesi che seguiranno, l'equipe attraverserà il Grande Vuoto, un territorio vasto come gli Stati Uniti, ma con solo il 7% della sua popolazione. È anche il continente più piatto e più basso, le cui condizioni di vita sono estremamente rudi. Per sopravvivere al sole implacabile, la vita deve ricorrere a sottili stratagemmi. All'interno di montagnette di fango percorse da canali interni, vive una specie molto resistente. La nostra intrusione rivela una città di termiti. Esse si richiudono ermeticamente, isolandosi, come minuscoli astronauti su un pianeta ostile. Un'astuzia più frequente fra le formiche consiste nel nascondersi sottoterra per sfuggire al calore, scavando senza sosta un granello dopo l'altro. Quando le risorse scarseggiano, la lotta per la vita diventa impietosa. La cavalletta è ancora viva, ma non riesce a sfuggire ai suoi predatori.
Per le specie di dimensioni maggiori, la sopravvivenza esige continui spostamenti. Il dingo è un cane selvatico che caccia in solitudine, errando fra gli arbusti secchi in cerca di prede. Le potenti mascelle di questo parente del cane domestico possono afferrare il cranio di un canguro. Questo mondo arso dal sole sembra troppo povero e inospitale per permettere agli umani una lunga sopravvivenza. Ma per più di 40.000 anni gli aborigeni vi hanno prosperato, accumulando conoscenze enciclopediche sulle piante, sugli animali commestibili e sulle fonti nascoste dell'acqua tanto preziosa. In prossimità di un lontano campo tribale, osserviamo i meccanismi di sopravvivenza di un popolo che ha prosperato a lungo su una terra senza corsi d'acqua permanenti. Liberano le radici che contengono acqua. No, ora. Sebbene la quantità sia limitata, è sufficiente per spegnere la sete e mantenere la vita. C'è buono? Dove l'acqua abbonda, si dimentica la sua importanza. Dove è rara, ogni goccia è preziosa. Un film girato nel 1932 mostra le pratiche ancestrali con le quali gli aborigeni traggono nutrimento dal deserto. Gli animali che vivono nel terreno vengono facilmente dissotterrati, le cornie incluse, come le formiche del miele, il cui addome arrotondato è pieno di nettare. Le larve, molto ricche di proteine, sono apprezzate per il loro sapore di nocciola e vengono ingerite vive. La ricerca dell'acqua e del cibo richiede costanti spostamenti. Gli aborigeni, completamente nudi, inseguono a volte un canguro per diverse decine di chilometri. Nei millenni, gli aborigeni hanno tratto dal deserto non solo il cibo, ma anche le credenze spirituali. Una montagna scoscese è divenuta un luogo sacro, dove è nata la vita. Sorto dall'antichissimo fondale marino, il monolite di Arenaria Rossa equivale alla Bibbia. Ogni crepa e ogni grotta sono lette dagli aborigeni come un versetto delle scritture. I bianchi lo chiamano Ayers Rock. Per gli aborigeni è Uluru. Simboleggia il magico periodo della creazione, che loro chiamano il tempo del sogno. Questa straordinaria visione del mondo ha inculcato negli aborigeni la venerazione per la terra inospitale che li circonda. Durante il tempo del sogno, antenati giganteschi sono nati dall'argilla e hanno percorso il mondo cantando, dando vita alle altre creature. La vasta distesa arida delimitata dalla tavola rocciosa, dagli arbusti e dalla ripida gola, per gli aborigeni non è un territorio, ma una musica congelata. Deve restare intatta come un tempio. In
segno di rispetto, per più di 40.000 anni gli aborigeni hanno lasciato pochi segni sulla creazione. Eccezione fatta per la loro arte, la più antica del nostro pianeta. Hanno imparato a essere nomadi e a vivere in armonia con il deserto, ricevendo come doni le sue magre risorse. Ma le loro rappresentazioni testimoniano l'arrivo di nuovi sognatori che avrebbero cambiato per sempre la vita di questa regione. Jean-Michel si appresta a effettuare un'immersione fuori dal comune a insolite profondità. 20 metri più in basso raggiunge un antico fondale marino che i millenni hanno cambiato. Diversamente dagli aborigeni che lo calcavano d'un passo leggero, il terreno viene scavato dagli europei per cercare in questo paesaggio inculto qualcosa di più della semplice sopravvivenza, la ricchezza di minerali. Come possiamo vedere, l'attività di ricerca dei minatori è infaticabile. E il ritrovamento di numerosi fossili marini indica che queste rocce, che ora si trovano a 20 metri sottoterra, in corrispondenza del centro dell'Australia, una volta si trovavano in fondo all'oceano. I sedimenti deposti dal mare primordiale non hanno imprigionato solo delle conchiglie fossili, ma anche delle miscele silicee che hanno formato la preziosa opale. Avvalendosi di una luce nera, i minatori possono scrutare i pezzi di roccia nella speranza di scoprire frammenti di un'opale. A volte, alcuni frammenti delle forme marine risvegliano l'interesse di Jean-Michel, che si informa sulla frequenza dei ritrovamenti di fossili, come quello appena venuto alla luce. Questo è un piccolo frammento di seppia fossile, testimonianza della vita marina presente qui milioni di anni fa. Jean-Michel esprime tutta la sua meraviglia per la scoperta. La maggior parte degli antichi fondali marini contiene ormai solo argilla. Ma il sogno del grande ritrovamento è all'origine di centinaia di tunnel scavati nelle vicinanze di Coberpedi, sul più grande campo di opale al mondo. Tuttavia, le ricerche iniziate nel 1911 con pale e picconi sono poi proseguite con delle macchine, riducendo così il salario della maggior parte dei minatori. A questa profondità non si trova più opale, ma ciò non esclude che possa essere presente 2 metri più in basso e in quantità tale da valere una fortuna. Infatti, quando ciò accade, tutti gli sforzi fatti sono ripagati da queste pietre iridescenti, che possono rendere fino a $800 l'oncia. Questo basta ad attirare migliaia di persone in un borgo sperduto in mezzo a un deserto ardente. Oltre la città appare un paesaggio lunare creato dalla febbre dell'opale. Chiunque può rivendicare il diritto di scavare in quest'area. Questa, infatti, è una delle città più cosmopolite dell'Australia. Non sembra facile per gli stranieri venire qui. Probabilmente essi sono spinti verso quest'ultima frontiera dal fatto di essere padroni di se stessi, di lavorare in proprio. L'attrazione è tale che i turisti e coloro che non possono permettersi un equipaggiamento pesante scavano fra i detriti lasciati dai minatori. Questa attività viene definita noddling. Diverse testimonianze di coloro che hanno occasionalmente trovato alcune pietre, senza però fare fortuna, stanno a indicare che siamo in presenza di una scelta di vita libera che permette di sognare più che di una vera attività. Lo stesso spirito di indipendenza ha condotto la metà degli abitanti di Coberpedi a vivere sottoterra, per evitare un calore che raggiunge i 55 gradi, imitando le altre specie del deserto. Clay Wilcox fa visita a un minatore conosciuto con il nome di Crocodile Harry. Poco dopo essere arrivato in questa zona, si è stabilito in una miniera abbandonata che però non gli ha portato fortuna.
Henry racconta che quando un amico gli disse che sarebbe diventato milionario in 6 mesi, decise di fermarsi un anno per diventare multimilionario. Ma durante il primo anno perse tutto. Henry, che prima era un cacciatore di coccodrilli, incarna quei personaggi un po' rudi che fanno parte del folklore australiano. Non avendo realizzato i suoi sogni di ricchezza, ha messo insieme una miriade di oggetti scelti con un gusto eccentrico e li ha disposti in tutta la sua dimora come dei tesori nelle tombe di un faraone. Migliaia di visitatori hanno contribuito alla decorazione lasciando il loro nome sui muri. Malgrado la sua stravaganza, Harry non ha del tutto abbandonato il suo sogno. Non sono molte le opali che Harry ha trovato nella miniera. E anche se fosse così, non lo racconterebbe certo. Comunque, ne ha trovate a sufficienza per il pane e il burro, ma non abbastanza per comprare un mazzo di fiori per la sua futura suocera. La tradizione racconta che sarebbero stati gli aborigeni, sconcertati da ciò che avveniva, a chiamare questo luogo Coberpedi, che significa uomo bianco nel buco. Durante il viaggio, l'équipe Cousteau deve fare i conti con un flagello che ha demoralizzato i primi esploratori europei. Radersi, fare le riprese e le interviste, tutto avviene fra una miriade di mosche. Jean-Michel afferma che si mangiano mosche, si respirano mosche e si ingoiano mosche. Qui l'incessante combattimento contro le mosche si chiama il saluto australiano. Nonostante gli europei siano arrivati da 200 anni, il centro dell'Australia è rimasto praticamente vuoto. All'entrata di William Creek, il cartello indica popolazione 2 abitanti. Nei 3.000 chilometri di strada, l'équipe Cousteau attraversa grandi paesaggi piatti che ricordano stranamente l'ovest americano. Si incontrano le stesse difficoltà che hanno sconcertato i primi arrivati. Il terreno desertico è stato trasformato in un'autentica gruviera da temporali tanto violenti quanto sporadici. Gli europei credettero che la ferrovia avrebbe potuto conquistare il deserto, ma non avevano fatto i conti con i vortici di polvere e con le piogge torrenziali. Esisteva un altro mezzo di trasporto meno stabile, ma più efficace. Dal 1840 vennero introdotti dal Pakistan i dromedari, utili nel deserto come animali da soma, per trasportare instancabilmente gli accessori della civiltà nel regno del vuoto. Oggi ne restano migliaia, per la maggior parte selvaggi, ma alcuni rendono fieri i loro allevatori, come Noel Fullerton.
Fullerton ci dice che negli anni 50 non c'erano ancora strade a Dyer's Rock. Tutte quelle che vediamo sono state tracciate negli ultimi 10 anni. Prima la vita era difficile, si era isolati in questa zona arida. È il continente più secco del mondo. Si può camminare per 15 giorni senza trovare l'acqua. Un cavallo deve bere tutti i giorni. Ma un dromedario può sopravvivere senza acqua anche 30 giorni. A ovest dell'Australia, il dromedario può essere da traino, da soma e da corsa. I dromedari non meritano la loro cattiva reputazione. Sono animali docili e, se trattati bene, vivono anche 50 anni. Il dromedario, sostituito da automobili e camion, è divenuto un'attrazione per i turisti. Ogni anno circa 100.000 visitatori si recano alla ranch di Fullerton vicino ad Alice Springs per vedere e accarezzare questi nobili animali leggendari. Invitato a fare un tentativo, Clay Wilcox si rende conto che la sua esperienza di viaggi in mare non gli è di alcun aiuto. Tuttavia, nel recinto di Fullerton, Wilcox si unirà a cavalieri esperti in una corsa a dorso di cammello, sport poco aggraziato quanto gli stessi animali. La prima difficoltà è quella di ottenere la collaborazione dell'animale a forza di gentilezze. La seconda è sopravvivere ai contraccolpi e alle cadute. La corsa a dorso di cammello, da passatempo per cammellieri, è divenuta uno sport popolare e divertente. Restano ancora tracce dell'eredità britannica nell'Australia bianca, ma ogni eredità andrebbe bene come pretesto per fare festa. Tuttavia la corsa e la vittoria sono prese molto seriamente. I campioni di questo sport diventano per un giorno celebrità nazionali. Le corse simboleggiano anche l'individualismo degli abitanti di questa terra arida. E i dromedari ne sono gli emblemi bizzarri e vigorosi. Forse l'etichetta non è quella del derby di Epsom, ma quando viene dato il segnale di partenza, lo spettacolo non ha nulla da invidiare alle gare dei puro sangue. Per i cavalieri, l'esaltazione della vittoria è superata solo dal piacere di sapere che le pene della cavalcata sono terminate. Jangan-jangan, 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 j
Lo stile di vita degli aborigeni è rimasto immutato per 40.000 anni. Ora la tecnologia degli europei ha stravolto la loro esistenza. Gli aborigeni usano delle radio a onde corte per organizzare un raduno rituale delle tribù. Ciò che un tempo avrebbe richiesto diversi mesi con dei messaggeri a piedi, oggi avviene in un'ora grazie alle radio. In pochi giorni, a bordo di camion che trasportano le loro cose, questi nomadi intraprendono viaggi che in passato sarebbero durati mesi. Quando si riuniscono, suonano il didgeridoo, cantando il tempo del sogno. Pur aggrappandosi con tenacia alla loro cultura ancestrale, gli aborigeni di oggi sono intrappolati fra due mondi. Nella città mineraria di Jabiru, a nord dell'Australia, un anziano è appena morto. Nel rispetto della tradizione, la sua casa verrà purificata dal fumo. La musica rituale si tramanda da innumerevoli generazioni. È un'abitazione prefabbricata, ma non per questo meno sacra. La cinepresa dell'equipe Cousteau non è autorizzata a fare delle riprese. Gli aborigeni vivono la vita di oggi, pur essendo ancora impregnati dei simboli del passato. Il vecchio David Wiggins ha vissuto interamente l'esperienza aborigena. Ci racconta che il boomerang non era solo uno strumento di caccia, ma era utile anche nelle liti per una donna. Arma durante il giorno, il boomerang di notte accompagnava i canti del tempo del sogno, negli accampamenti nomadi di un'altra epoca. Oggi Wiggins abita qui. Con gli europei, gli accampamenti nomadi sono divenuti permanenti, fornendo l'assistenza sociale. Con i bianchi è arrivato anche l'alcol. Wiggins ci conferma che questo luogo era davvero bello e tranquillo. Si saliva in barca per andare a pesca, si catturava una tartaruga di mare e si rientrava per divertirsi. Non certo come ora, con tutti questi rumori causati dall'alcol. Le automobili distrutte, infatti, testimoniano gli incidenti provocati dall'abuso di alcol. Attribuendo poca importanza alle cose materiali, i conducenti le hanno abbandonate sul posto. Wiggins odia l'alcol e i comportamenti che ne conseguono. Per un periodo limitato, l'alcol è stato un grosso problema anche per lui. La maggior parte degli aborigeni non ha un'istruzione né una formazione moderna. Se ha difficoltà a trovare lavoro, non ne ha certo per procurarsi l'alcol, che disgrega sempre più una nobile cultura e aggrava l'impressione di essere perduti nel tempo. L'alcol è un problema doloroso per molte comunità. Wiggins e altri anziani della tribù Bardi organizzano delle riunioni municipali per cercare delle soluzioni contro l'abuso di alcol, che a poco distrugge le tradizioni aborigene a loro care. Listen.
Per molte donne aborigene, le cui famiglie sono state dilaniate dal problema dell'alcol, la collera ha lasciato il posto all'azione. Esse manifestano per le strade di Alice Springs, implorando le autorità locali di cessare la vendita di alcol sui territori aborigeni. Gli aborigeni, a lungo schiavi del governo e della cultura dei bianchi, si organizzano sempre di più per riprendere nelle loro mani il controllo del loro destino. Le donne aborigene sono venute a protestare contro l'alcolismo e contro l'assenza di leggi ad Alice Springs. La cultura aborigena è ancora viva e le donne faranno in modo che resti per l'eternità. Esse pensano di raggiungere il loro scopo avvalendosi, fra l'altro, dell'aiuto dei mass media. Una delle più antiche culture del mondo ha oggi la sua emittente televisiva interamente consacrata a ridare fierezza agli aborigeni. I programmi radio a onde corte e a modulazione di frequenza raggiungono le lontane tribù nel bush. Freda Glynn, via radio da Alice Springs, è impegnata a diffondere sia in inglese che in lingua aborigena le notizie locali. Trasmettono anche canzoni rock che parlano di politica, di salute e di storia. Inoltre affrontano il problema dell'AIDS, dell'alcol e delle sue conseguenze sulle famiglie. Educano attraverso la musica e la radio. Per affrontare i mali moderni, gli aborigeni ricorrono ai videoclip e al rock. Una canzone dice: voglio smettere di bere. La musica è nuova, ma il metodo è antico. Non avendo una scrittura, gli aborigeni hanno da sempre conservato la memoria della loro cultura attraverso il canto. Per Freda Glynn è molto importante che gli aborigeni vedano e ascoltino la propria cultura in televisione e alla radio quanto la cultura dominante. Vale la pena di preservare la cultura aborigena, anche se si vive in un'epoca moderna, perché permette di conservare le proprie origini. I fuochi di campo degli anziani sembrano a volte molto distanti dai raduni di oggi. Ciò nonostante, questa resurrezione spirituale è fermamente ancorata in un passato di 40.000 anni. Una canzone di oggi dice: abbiamo vissuto per 40.000 anni su questa terra e ce ne saranno 40.000 in più. Alcuni aborigeni ripongono la loro speranza non tanto nell'accettare il nuovo, ma nel ritorno alla tradizione.
Lasciando le loro abitazioni, essi percorrono gli antichi territori come hanno fatto i loro genitori, trasmettendo alla generazione successiva le conoscenze ancestrali. Le risorse del deserto, i ritmi stagionali e i canti sacri che racchiudono i segreti del tempo del sogno. Alcuni abitano in città, ma tutti i weekend portano qui i loro figli. Una madre spiega a Anne-Marie Cousteau e a Clay Wilcox che durante il fine settimana i bambini imparano a trovare il cibo in natura, a seguire le tracce di un animale e a vivere nel bush. Con l'aiuto di una coppia di bianchi che parlano la loro lingua, i Pijangjajara hanno cominciato ad accogliere piccoli gruppi di turisti nel loro accampamento per insegnare le tradizioni aborigene. Diana suggerisce di imparare a camminare con loro, di sedere accanto a uno di loro e di imitarne i gesti senza paura. Così gli aborigeni possono comunicare meglio che attraverso un semplice scambio di domande e risposte. I soggiorni temporanei durano una settimana. Gli invitati danno un contributo in denaro per condividere la vita tribale. Si comincia con uno spuntino a base di larve del legno. In questo modo i Pijangjajara possono avere un'autonomia economica e i visitatori partecipano a un modo di vivere indissolubilmente legato alla terra. In questa zona dell'Australia, dove i cereali sono rari, la farina è a base di baccelli commestibili di semi del deserto. Il bisogno di leccornie dolci non è soddisfatto dall'acquisto in negozio di zuccheri raffinati o caramelle, ma dalla ricerca di una confettura naturale nel bush. Le formiche del miele, apprezzate dai loro antenati, sono ancora oggi una squisitezza prelibata. Le formiche hanno risolto il problema della sopravvivenza in un luogo arido, immagazzinando un alimento zuccherino nel ventre delle operaie che hanno quest'unica funzione. Quando arrivano i tempi duri, le formiche attingono a questa dispensa vivente. Oggi gli uomini usano i fucili, ma preservano l'arte di costruire giavellotti di legno duro muniti di corregge fatte utilizzando tendini di canguro. I legami spirituali fra la tribù e la terra vengono spiegati ai visitatori tramite Greg, che fa da interprete. Vomited up all the parka parka, the mistletoe berries. And these rocks here is what he's vomited out. La sacra formazione rocciosa venne regurgitata qui da una lucertola ancestrale durante il tempo del sogno. Il suo potere magico è gelosamente custodito perché tutti gli anni produce bacche di vischio commestibili. Laddove le altre religioni costruiscono luoghi di culto, gli aborigeni considerano la natura nel suo insieme come un vasto tempio lasciato dai nomadi del tempo del sogno. Noi seguiamo la pista della lucertola gigante che passa da qui, dice una donna. La grotta è apparsa quando l'animale si è fermato per riposare. Un Ganinja spiega attraverso Diana come si realizza un riparo provvisorio grazie a rami e arbusti. Sempre obbligati a spostarsi in questo clima caldo, gli aborigeni costruiscono il minimo indispensabile. Convinti di farne parte, non vogliono essere separati dalla natura attraverso i muri di una casa. Nel
fine settimana rendono omaggio con la musica alla terra di sogno, celebrando il loro rapporto con tutte le cose. Sopravvivono quotidianamente grazie alle formiche del miele, ai canguri, alla caccia commifera e alle lucertole. Ma non si sentono superiori a nessuna forma di vita. E si spostano continuamente, seguendo nel deserto le piste invisibili degli esseri del tempo del sogno. Vicino ad un accampamento, Jean-Michel fa conoscenza con Patsy Lutundu, di 85 anni. Gli mostra orgogliosa la sua nuova ascia e declina la sua offerta di aiuto. Patsy, che ha nostalgia dei tempi andati, è fuggita dal rumore delle città per vivere sola sotto una tenda. Le chiediamo quanti anni abbia. Dice di essere nata tanto tempo fa, quando nessuno di loro era ancora nato. Non si sente al suo posto in città. La sua casa è il bush, lontano da qui. Quello è il suo paese. Le chiediamo se, potendo, vorrebbe ritornare alla sua terra. Non crede che ci tornerà mai, perché nessuno ce la riporterà. A bordo dell'Alcione, la nostra equipe riporta Patsy a casa sua. Sono passati 50 anni dall'ultima volta che ha visto il litorale su cui è nata. In segno di rispetto, annuncia il suo arrivo agli spiriti nelle rocce. Ha giocato qui quando era piccola e ha imparato storie segrete. Al tempo del sogno, spiega, questa pietra era un serpente ancestrale. Ci porta in una grotta alta, il luogo più sacro per il suo popolo. Non avrebbe mai creduto di rivederlo. Alcune figure disegnate a ocra ci rimandano immagini dal passato. Immagini di una civiltà che esisteva millenni prima della nostra e che esiste ancora. È impossibile sapere quello che prova Patsy. Quanto a noi, ci rendiamo conto dell'instancabile resistenza dello spirito umano.